primo tempo tra Real Nocelle e Invictus, risultato 1-0 per il Real Nocelle. Siamo Vincenzo Tassero, portiere e capitano del Real. Un buon primo tempo per voi, anche se gli avversari comunque si sono fatti vedere spesso, soprattutto alla distanza. Tu sei stato chiamato a un paio di interventi, però penso che la squadra stia girando abbastanza bene. Stiamo giocando abbastanza bene, anche diciamo visti tutte le assenze che ci stanno un po' penalizzando, perché non è questa, si sa, non siamo questi noi. Si vede che manca un po', diciamo, di abitudine a giocare assieme, però speriamo comunque di vincere questa partita e di riprenderci al più presto con i soliti, diciamo. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Primo tempo tra Invictus e Real Nocelle, siamo Dario Piccirillo degli Invictus. Primo tempo molto cattivo per entrambe le squadre, state giocando molto, voi siete costretti soprattutto a tirare molto alla distanza, sembra manchi un terminale offensivo. No, il terminale c'è, si propone, in questo caso sono io, il problema è che non manchiamo un po' sempre l'ultimo passaggio, come in tutte le partite fino ad ora che abbiamo disputato. Speriamo. Il capitano ha provato a inserirsi 2-3 volte, ma... Sì, il capitano gioca bene, gioca per noi e... Che devo dire, speriamo che il secondo tempo la fortuna ci aiuti. Forse proprio tu che invece di tirare da fuori dovresti metterti là in area e provare a prendere tutti i palloni che arrivano. Sì, può darsi anche, vabbè, vediamo un po'. Grazie mille, in bocca al lupo. Ciao. Vai, iniziamo. Appena terminata la partita tra Real Nocelle e Invictus, risultato 3-1 per Real Nocelle. Abbiamo qui il migliore in campo, Peppe Leotti. Grande partita per te, davvero eccezionale. Un assist, un gol. Ti hanno acclamato a gran voce a termine la partita. Standing ovation per Peppe Leotti, ragazzi. Una partita sopra la media. Allora Peppe, vogliamo parlare un po' con te dell'andamento della partita. Allora, si è in vantaggio 1-0, poi 1-1 pareggio all'inizio del secondo tempo degli avversari, vi aveva un po' spezzato le gambe, ci sono stati dubbi sulla vittoria del Real Nocelle, ma poi hai detto no, questa partita la dobbiamo vincere, la farò vincere io, e c'è stato l'assist fenomenale per Rongo, mi pare. No, per Massa che ha segnato il gol del 2-1, poi Rongo nel finale 3-1 e ha cambiato la partita. Allora Peppe, dato che sei l'uomo dell'incontro, vogliamo le tue impressioni. Secondo te come ha giocato il Real Nocelle nella prima frazione e anche nella seconda? Nella prima frazione abbiamo giocato molto bene, però ci siamo un po' disuniti, però poi il secondo tempo ci siamo rifatti. E abbiamo fatto una bella partita. Sì, nel primo tempo Raya voleva uccidere più o meno tutti quanti quelli che stavano giocando con voi. Poi nel secondo ha detto vabbè, da solo Raya non posso giocare. E quindi ha detto vabbè, giochiamocela. Ma Raya vuole ammazzare sempre tutti, grinta sul campo. Fuoco i pagli, fuoco di pagli. Iniziava, vedi, Raya ha detto no ragazzi, queste cose non si dicono, e sta insegnando un po' l'educazione a questi giovani scalmanati del Real Nocelle. Ecco chi sono, Spezzaferro, Simeone, Raya, cioè non mi ricordo il suo nome. Sopratassero, perché comunque... Allora Peppe, continuiamo un poco. Allora Peppe, un grande gol per te, davvero veramente molto bello. Veramente è stato un gran bel gol, anche l'assist per Massa al secondo tempo è stato davvero molto leggero. Un assist alla Candreva. Vabbè, io avrei detto più alla Beckham. L'assist, sennò io a Funindero. Comunque, Peppe, a breve ci saranno le fasi finali. Il Real Nocelle ha avuto una. Già siamo nel finale? No, le fasi finali, a breve. Manca l'ultima giornata di campionato e poi ci saranno le fasi finali. Il Real Nocelle ha avuto un andamento un po' altalenante in questa regular season. Secondo te nelle fasi finali invece riuscite a vincere tutte le partite come siete abituati, oppure avrete difficoltà? C'è qualche squadra in particolare che forse temete? No, abbiamo una squadra di Emanuele, Luigi Raya che è il ripunto, grande Lione! Peppe, pallone resta qua però. Beh, però aspetta, vogliamo una dedica speciale per il gol, l'assist e la medaglia che hai appena ricevuto. L'assist, no, gol per tua figlia. Vabbè, la fa Emanuele Raya. Un gol, no, l'assist glielo dedico a mio figlio, il gol sempre a mio figlio. Ciao ragazzi, volevo con SK.